Buongiorno ragazzi, fa un freddo cane qua a Londra. Però raga, il paesaggio è fantastico, non c'è niente da dire. Buongiorno ragazzi, bentornati a noi in questo bel canale. Se questa è la prima volta che mi vedete, mi presento, mi chiamo Dario, sono italiano e vivo qua in Inghilterra dal 2009. Avete presente chi sono i nomadi digitali? La stragrande maggioranza di essi sono dei lavoratori autonomi, non sono assunti da un'azienda e vivono praticamente ovunque nel mondo perché possono spostarsi, poi perché hanno la libertà di vivere in qualsiasi parte del mondo e lavorare. Per esempio, credo che tutti quanti voi conoscete Francesca Ruvolo, ovvero Wildflower Mood. Lei è forse la nomade digitale italiana più famosa in Italia e lei vive a Bali, vive in Portogallo, per un periodo di tempo è vissuta anche in Australia. Insomma, lei gira il mondo. Adesso sta facendo un tour sul vano, ho perso un po' i suoi contatti perché non ci sto dietro con le sue storie, i suoi post, i suoi video su Instagram. Ecco, lei è una nomade digitale, lei si occupa di digital marketing, però fa anche la content creator per alcuni clienti e lei vive insomma dove vuole lei, proprio perché appunto è una nomade digitale, lei è libera e non ha bisogno di avere un ufficio, di andare a lavorare nell'ufficio dell'azienda, non ha bisogno di tutte queste cose. Lei è veramente l'esempio perfetto dei nomadi digitali, di come dovrebbero essere, di come lavorano. Se volete venire qua a Londra, questa è una cosa che potete fare. Siete un fotografo, un programmatore, un marketer, siete un digital marketer, siete insomma una persona che non ha bisogno di incontrare clienti tutti i giorni, di andare in ufficio, potete venire qua a Londra per circa 3 mesi massimo. Se volete vivere in Inghilterra, questa potrebbe essere la soluzione. Siete nomadi digitali, quindi siete dei professionisti che non hanno una sede fissa dove andare a lavorare, potete venire qua a Londra, comunque in Gran Bretagna, affittare una casa tramite Airbnb e lavorare in Inghilterra con i clienti dall'Italia. E come si può gestire la partita IVA? Semplice, con FiscoZen. Che cos'è FiscoZen però? È un servizio completamente digitale che ti permette di gestire la tua partita IVA, ti dà la possibilità di emettere fatture e fatture elettroniche, avere un database con clienti e fornitori e avere la previsione dell'anno corrente e l'anno successivo delle tasse che devi pagare. Puoi avere il tuo database con fornitori e clienti e un consulente fiscale dedicato che puoi contattare in via telefonica o in chat. In poche parole, FiscoZen è un servizio che ti può dare una grossa mano d'aiuto nel gestire le tue tasse in Italia. Se siete dei liberi professionisti e ne volete sapere di più, vi ricordo che la prima consulenza è gratuita e se nel caso volete sottoscrivere un abbonamento, c'è uno sconto di 50 euro nel primo anno. Qualche giorno fa sono andato a intervistare Alessandro Mariscalco, che è un fotografo e un videomaker italiano che vive qua a Londra. Lui collabora con diverse testate giornalistiche e anche con delle televisioni, fa anche dei suoi lavori di videomaking. Alessandro l'ho conosciuto l'anno scorso qua a Londra, mi ero ripromesso di fare un video con lui perché secondo me lui ha una bella storia, davvero molto interessante. Adesso andiamo con l'intervista con Alessandro. Oh, eccolo! Ciao Alessandro, come stai? Come andiamo? So che tempo che c'è, dico. Cioè, io vengo a fare intervista con te con un tempo del genere. Ci sta, Natale, dai. È Natale, però sono anche a meno 3 gradi. Sì, sì. Una temperatura natalizia. Di vedere com'è la camera di un fotografo. È un delirio. Tu passi da qua, quindi. Quindi devi un attimo passare così. Oh, allora, già vedo dei treppiedi. Vedo delle action cam. Mazza però, cioè, mi aspettavo peggio però, peggio di disordine, dici? No, però sai che io lo stereotipo, no? Che per me il fotografo c'ha, è tipo la camera tipo Casey Neistat, che lui c'ha le lenti, c'ha le camere, la sua camera è un casino ormai. Cioè, in realtà sono qua tutte le camere, le lenti. Anche un sacco di macchine fotografiche analogiche. Ah, ecco dove sono! Io lo sapevo che Casey, cioè, tu impari da lui e poi copi, come faccio poi io? Però io soldi per comprarmi le lenti così non le ho. Quindi la domanda tecnica che te la devo fare, allora, io so che molti youtuber e fotografi hanno la Sony. Cioè, io invece sono l'unico, forse, di quelli che conosco, che ha la Lumix. Come mai? Cioè, cos'è, la Sony manda in prova o da gratis ai fotografi? Come fa? Ah, se dai gratis questo non lo so, non è dato sapersi, però sicuramente a livello tecnico, intanto è una full frame, quindi comunque nascono come con un sensore più grande, quindi sono più luminose, punto primo. Secondo, sempre a livello di luminosità, di notte sono una bomba. Cioè, tiri su ISO, non hai rumore classico che c'è in camera un po' più piccolo tutto. Questo è un micro 4 terzi. Sì, questo è un micro 4 terzi, sì. Quindi super luminose. Adesso c'hanno un autofocus pazzesco, quindi comunque anche se fai selfie, quindi ti autoriprendi, c'è il fuoco bloccato sull'occhio, quindi non vai mai fuori fuoco. E adesso hanno messo pure gli schermi flippati.
come piacciono a voi youtubers, che io ti dicevo poco fa che in realtà io lo odio, perché mi dà veramente fastidio. Perché c'hai il coso qua, c'hai il jack dell'audio che ti va qua, quindi nel momento in cui giri e vuoi ascoltare come... scusa, l'audio è qua sotto, quindi ti frega un pochetto, però vabbè, ci sta, alla fine è utile. La Sony ha fatto in realtà la X30, hanno fatto che si flippa, ma che si allarga pure, quindi si allontana ancora di più dal corpo macchina, e quindi è molto più... comodo utilizzare, penso sarà il futuro dei... perché hanno combinato questo, che quindi fa questo movimento basculante, sì. Si allarga e poi si allarga così, quindi così è risolto tutto. Questo è un discorso penso noiosissimo per tutti quelli che sono interessati alle macchine fotografiche. Però c'è una cosa che la stabilizzazione, però, cioè, allora, per un fotografo forse non è tanto importante, perdonami se ho detto una blasfemia, però per un youtuber, addirittura sei più videomaker addirittura, ma la stabilizzazione, io ho visto video di fotografi, come si chiama, Nigel, quello senza pelato, non mi ricordo il nome, metterò in descrizione comunque, un fotografo grande, insomma, video che lui usa la Sony, tanto sponsorizza la Sony, la stabilizzazione è orrenda, quindi mi chiedevo come mai molti youtuber, videomaker, quindi... uso una Sony piuttosto che magari una Lumix che ha una stabilizzazione più potente. Certo. Ma con la stabilizzazione devo dire che io mi trovo molto bene con la 7.4 che ho. Adesso ho messo un sensore nuovo stabilizzato e va piuttosto bene. Poi io, ripeto, non facendo effettivamente lo youtuber, magari sono tematiche che io non riscontro. Comunque i miei lavori non sono mai con la camera davanti ad autoriprendermi, quindi non vedo magari i bordi del frame che si vibrano tutti. Però non è un problema che ho riscontrato. Che sei bello tecnico, Alessandro, cioè, lo fa di mestiere, fa il fotografo di mestiere, quindi penso già dal titolo avete capito. Quindi, da quanto tempo sei qua a Londra? A Londra dal settembre 2011, quindi sono 11 anni adesso. 11 anni? Ne avevo 25, adesso sono 37. E sei arrivato e hai iniziato a fare già il fotografo? No, no, era? Assolutamente. Cioè, io facevo... sono prima di partire, lavoravo a Roma dove avevo studiato, ho fatto la specialistica in giornalismo. Però in realtà, guardando, insomma, stando a Roma, tutta la politica, ho visto c'era un botto di cameraman in giro. Ho detto, ma forse questa è una cosa che a me interessa di più, perché mi piaceva di più l'idea di stare in giro, anche magari fare una vita un po' più dura, stare all'aperto tutto il giorno con la camera, avere una telecamera addosso. Con la neve, magari. Con la neve, come oggi. Mi sembrava più avventurosa come professione. Quindi da lì ho fatto un corso di cameraman. Ho cominciato a fare l'assistente operatore per Sky TG24. Però solo per 3 mesi, perché volevo partire. Comunque, cioè, appunto, ripeto, cioè, ho 25 anni. Volevo fare questa esperienza all'estero prima di fognarmi nel mondo del lavoro in Italia. Che soprattutto se vuoi fare il giornalista, ci vogliono mille anni. Ho detto, vediamo come va. Stiamo a Londra un pochetto, vediamo che succede. Sono rimasto qua 11 anni. E ricominciando da zero, perché in realtà tutto quello che avevo imparato non mi era servito, anche perché parlavo un pessimo inglese, quindi ho ricominciato nelle cucine, classici lavori da immigrato di fatto. So chi sei, ti conosco, ci siamo conosciuti dall'altro per caso durante gli europei con Alessandro Allocca, che è un giornalista che vive qua a Londra e che saluto dall'altro, e non sapevo che ha studiato giornalismo. Ora, domanda così al volo, giornalismo in Italia, come ci si entra? Da come ho capito ci ha lavorato pochissimo, a quanto pare. Ma come ci si entra è una bella domanda. In realtà ormai ci sono un sacco di scuole professionalizzanti, quindi da cui esci e poi fai l'esame per diventare professionista direttamente. Ai miei tempi, che in realtà è ancora così, per chi non fa quelle scuole fai un percorso di pubblicista, quindi devi fare 2 anni in cui lavori per una redazione, ufficialmente devi essere pagato da questa redazione. Quindi è un sogno un po'. Io ho fatto questi 2 anni in cui scrivevo articoli per un articolo per un giornale sportivo a Roma, ovviamente non mi crea niente, puoi anche metterlo, non venivo pagato, mi venivano date ritenute a conto, questo è proprio un imbroglio legale. Vabbè, io non faccio nomi, non ti preoccupare. Sì, sì. Penso sia finito anche in carcere il direttore. Comunque, ho fatto questi 2 anni. Il problema è che poi nei 2 anni in cui ho fatto questa cosa a Roma, in Sicilia, dove avrei dovuto fare io l'esame per diventare pubblicista, sono cambiate le regole. E quindi mi hanno detto, sì, hai fatto un sacco di articoli, che era vero, io ho scritto tipo 300 articoli, ne bastavano tipo 100 forse. Non li tenuto conto, ma il modo di fare questa procedura è cambiato. Quindi dovevi avere i pagamenti su un conto corrente. Pagamenti che ovviamente non esistevano. Non esistevano. Io soltanto li tenuto conto. Quindi comunque da parte mia ero nel giusto, perché io ho seguito la procedura che era quella giusta, perché poi l'hanno cambiato. Io ero già arrivato a Londra e ho detto, ciao, andate dove dovete andare. E ti sei inventato un po', inventato tra virgolette il fotografo. Alla fine tu sei un fotografo professionista e lavori con giornalisti, con anche per progetti tuoi, giusto? Principalmente videografo in realtà, faccio più video che foto, anche perché comunque soprattutto in una realtà come Londra il video tira di più, diciamo, c'è molto più mercato se fai video, quindi faccio un sacco di video corporate, come si dice qua, quindi video per grosse aziende, lavoro un sacco con l'hospitality, quindi con grossi ristoranti
grandi, grosse catene di ristoranti che hanno necessità di fare il video per i 10.000 impiegati che hanno nell'azienda, quindi anziché fare una call, anziché fare una chiamata, anziché fare una riunione, fanno un video e lo mandano in tutta l'azienda. Per assurdo ho ricominciato a fare 10 anni dopo quello che facevo in Italia come assistente, adesso invece lo faccio come cameraman. Non è, diciamo, la grossa percentuale di quello che faccio, però diciamo un buon 20% di lavori con la TV li faccio come cameraman, montatore, fixer. Oh, sono soldi comunque. Sì. Però il corporate, ovviamente, le cose commerciali purtroppo pagano molto di più. Ah, tu hai fatto un lavoro oggi e adesso pomeriggio, purtroppo l'altro mi ha detto che per causa neve, causa di forza maggiori, il lavoro è stato annullato. Adesso tipo la tua giornata di tipo come sarebbe adesso più o meno? Cosa dovresti fare? Tu stamattina hai fatto dei video, se non sbaglio, sì, delle foto, quindi torni qua e fai il montaggio. In genere sì, tutto quello che io giro poi monto, quindi se devo fare un video fuori esco a girare, poi torno a casa, metto il computer e monto. Oggi in realtà quello che ho fatto io era un workshop per un'azienda, quindi a loro io ho dato direttamente i video, se li tengono loro. Quando fai il freelance lavori sempre. Ci sono periodi in cui lavori e periodi in cui non lavori, non esistono vacanze, incredibile. Quindi in Monday to Friday dei freelance non esiste, no, ieri nel weekend ho lavorato, ho fatto sia sabato che domenica, ma io spessissimo lavoro. Lavori sempre il weekend? Sì, molto spesso. Finsbury Park qua sotto la neve va bene. Alessandro si lamentava che camminare qua con la neve non è proprio il massimo della vita. Scomodo, è scomodo, bella la neve, però è scomodo. Noi siamo siciliani, quindi la neve non l'abbiamo forse mai vista in vita nostra. Poi così, devo dire, dicevo prima. Ah, bellissimo. Parco con la neve stupendo. Ci è rimasto male Alessandro, perché ho detto che questa è la prima volta che vengo qua a Finsbury Park e aveva Wood Green a 5 minuti a piedi più o meno. Lì ci è rimasto malissimo. Che è il centro nevralgico del nord di Londra, Finsbury Park. Allora Alessandro, tu sei un videomaker e sei anche un fotografo. Arrivato a Londra, cosa hai fatto? Primo lavoro? Primo lavoro Itsu, la catena di sushi bar abbastanza, sì, popolare qua. Sì, sì, è vero, sì, sì. Forse un centinaio di negozi adesso. Venivo appunto dall'Italia, ho fatto assistente operatore per Sky, però non parlo, cioè, come tutti gli italiani ero convinto zero di parlare inglese, invece zero. Come tutti. E quindi l'unica opportunità mi è stata data era da questa tipa che si chiama Francesca, mi ha fatto l'italiano ovviamente, ha visto questo povero disperato, ho fatto il colloquio con lei per andare da Itsu, mi ha detto però mi raccomando tagliati la barba perché lì c'era una policy strettissima, ah, sì? Tutti gli uomini sbarbati per questioni di pelle che finiscono. Non è manco un mission star, però cioè, lo so, però erano fissati, in realtà è una cosa positiva, fissati con la polizia, quindi ci sta, quindi da lì ho cominciato la mia carriera nella ristorazione. Okay. E poi come hai fatto lo step? Cioè adesso mi apro partita IVA, cosa hai fatto adesso? Partita IVA qua non è obbligatorio in realtà. Io sono sole trader, quindi. Ah, sei sole trader, come ok. Si dice in italiano. Tipo l'autore autonomo, credo, lavoratore autonomo, credo sia. Qua la partita IVA è obbligatoria se guadagni credo dagli 80.000 in su. Ah, sì, credo, sì, sì, è vero, quindi, sì. sappiamo anche quando guadagna più o meno. Però c'ho un accountant che si occupa dei numeri, perché io sono pessimo. Quella spia rossa cos'è? La camera, la scheda ti sta finendo? No, la spia rossa è che sta registrando. No, questo qua dicevo. Ah, non è una spia. No, ti apposto. Scusa, ti rompo i coglioni, però sono curioso. No, Alessandro mi dà consiglio ovviamente, lui. Questa è la prova che lui è un videomaker, fotografo e tutto il resto, eh. E da hospitality a fotografo, cioè, come hai fatto? Io ho fatto 1000 lavori come tutti quelli che si trasferiscono a Londra, perché poi dopo Itsu ho fatto il Mike Rui, che era tipo uno degli stage non pagati ovviamente in ambasciata. Quello poi ho fatto un colloquio con l'allora direttrice dell'istituto di cultura, ho lavorato lì come tipo social media manager con comunicazione. Poi ho fatto il traduttore di videogiochi, il tester di videogiochi e proofreader di videogiochi. Poi ho cominciato a fare video nel quando avevo tempo, piano piano aggiungi un'altra, passaparola. Quindi alla fine è un po' tutto networking, alla fine funziona così, devo andare, lasciare business card, funziona così. Sì, paradossalmente per me il passaparola ha funzionato tantissimo, sia con italiani che non in realtà, che comunque fai un lavoro, magari le persone con cui lavori si trovano bene, quindi la raccomandazione, che in Italia è così vista male, in realtà è molto positiva come cosa, perché tu raccomandi, in teoria dovresti raccomandare una persona capace, no? E quindi questo concetto in realtà è fondamentale per lavorare, soprattutto per un libro professionista. E questa è un po' la differenza fra networking e raccomandazione all'italiana. Sì, esatto. Alessandro, senti, ma se un ragazzo di 18 anni vuole fare il fotografo, videomaker, cosa consigliereste a uno che vorrebbe fare il tuo lavoro, tratto da sole trader, quindi da libro professionista, senza, non so, entrare in qualche azienda grossa, comunque in qualche studio cinematografico? Cosa consiglieresti tu? Io consiglio non andate all'università.
giusto, tu hai detto fatto la specialistica in, in giornalismo. Io ho fatto lettere 3 anni a Palermo, okay, e poi giornalismo a Roma, okay, l'università. Serve in Italia purtroppo un po' meno perché c'è molto poco contatto col mondo del lavoro, quella diciamo è la fondamentale verità, soprattutto il lavoro anche come giornalismo. Noi ho fatto giornalismo a Roma, non abbiamo mai scritto un articolo in 2 anni di specialistica, insomma ti fa pensare. E a quel punto tanto vale, soprattutto per chi vuole fare fotografia, video, ormai non c'è, sono più youtuber veramente a insegnarlo, prendi una macchina in mano e cominci a girare e scattare. Ovviamente se non sai ancora fare niente non puoi presentarti a un'azienda e dirà vi faccio questo video, però devi imparare, devi iniziare da qualche parte. Cosa consigli? Fai, non so, vado a un fotografo, inizi con la base, fai un corso, o sì cerchi qualche fotografo che però magari riesce a prenderti come assistente, allora ti paga, e quindi impari anche diciamo l'arte, quello che è. Comunque ti crei un portfolio, per me la cosa fondamentale è avere un portfolio, e quindi un video, uno showreel, un sito che mostri quello che sai fare. Senti, io lo so che è un po' volgare parlarne, non voglio sapere quando guadagni, però si guadagna più o meno, si riesce a campare, non so, comprare una casa, lasciando stare Londra, comunque che è una situazione particolare, qua è carissima, però col tuo lavoro comunque non stipendio, no, perché non esiste stipendio, uso un freelance, riesci a guadagnare bene? Cosa, come comunque la situazione? Sì, nel mondo del video e foto, come dicevo a te prima, video, almeno per la mia esperienza, c'è un sacco di richiesta, soprattutto con i social media, credo che social media, corporate, sì, come dicevo, grandi aziende che hanno bisogno di contenuti in continuazione. Io settembre-ottobre ho lavorato sempre, ogni giorno, beh, che c'è stato pure il funerale della regina, quindi ho lavorato pure con la televisione, quindi comunque se fai video c'è un mercato amplissimo. Alessandro mi diceva che lui, tra l'altro, con un suo amico hanno un podcast, io non lo conoscevo, che si chiama Post Brexit News Explosion, giusto? Abbiamo scelto il nome più difficile del mondo, lo devo dire, se no il mio amico Angelo Boccato, un grande giornalista, un grande e qua a Londra lui? Pure lui a Londra. Ok, perfetto. Con cui condividiamo questo podcast in cui parliamo della società. Di che piattaforma utilizzate? Su YouTube, anche noi. Su YouTube. Spotify, la parte audio. Quindi link in descrizione. Grazie, dai. Questo è gratis, eh. Ragazzi, io spero che l'intervista ad Alessandro vi sia piaciuta. Come sempre vi invito a lasciare un commento, mettere un like ed iscrivervi al canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!